Torna dopo due anni di stop la Festa del Socio organizzata dalla Banca di Credito Cooperativo di Fano. L'evento, in programma sabato 3 settembre al Codma di Rosciano, ha come scopo quello di incontrare tutti i soci e non solo attraverso una serata ricca di musica, buon cibo e confronto. L'appuntamento prenderà il via alle ore 18 con la consegna delle medaglie d'oro agli 8 soci entrati nella compagine sociale iscritti negli anni 1978. A seguire la premiazione dei vincitori del trofeo di bocce BCC di Fano dedicato a soci, clienti e dipendenti della banca, mentre dalle ore 19:30 non mancherà la parte gastronomica e quella musicale con l'orchestra Ioselito. Entusiasmo, ripartiamo per raccogliere tutti i nostri soci e per fare festa. Una festa importante perché poi, diciamo, oltre la cena insieme, una cena che ovviamente i soci hanno gratuitamente, grazie anche all'intervento della Gino Bartolucci, che ormai ha dimostrato negli anni sicuramente una grande capacità di accogliere, quindi di dare un servizio. E è vero anche che in questa iniziativa c'è anche la collaborazione delle altre Pro Loco, in modo particolare di San Costanzo, per quanto riguarda, loro forniscono, diciamo, la polenta e poi i vinci sgrassi di Cartoceto. La banca è una banca del territorio e quindi sicuramente il coinvolgimento anche di queste associazioni è importante per noi, perché significa riconoscere che nel territorio ci sono delle eccellenze, delle, diciamo, iniziative che sono riconosciute. La partecipazione alla festa è gratuita per tutti i soci, mentre per gli accompagnatori è prevista una quota entro il 30 di agosto di 10 euro prenotandosi in tutti gli sportelli della BCC sparsi nel territorio. La banca è una banca con quasi 10.000 soci, più di 110 anni di storia, ed è sicuramente, lo definiamo come banca del territorio e banca dei soci. Ormai la nostra definizione è questa qua, banca del territorio e dei soci. Quindi fare la festa con i soci per lui diventa importante, riprendere questa iniziativa è strategico.